Qui, alla Madonna di Gonare, invocata e venerata da mezza Sardegna, ciascuno viene, come a tutti i santuari, con una richiesta o un ringraziamento. Le malattie, la siccità, i furti di bestiame, la disoccupazione gravano sulla incerta vita del pastore e del contadino, ed egli va al santo col proprio voto, in un pellegrinaggio in cui il destino del singolo si riconosce in quello di mille altri simili a lui. Così pure nell'ambito delle trasformazioni che l'aspetto esteriore della festa subisce sempre più di anno in anno, i devoti vengono qui a ripetere con rinnovata convinzione i gesti e le preghiere apprese dai padri. Il pellegrinaggio prevede, quale rito obbligato, la salita a piedi dallo spiazzo su cui sorgono le cumbesias su fino alla vetta del monte. A ogni tappa corrisponde un gesto, anzi un contatto diretto fra il devoto e un oggetto del culto, come se soltanto da questa possibilità di toccare con la propria mano gli elementi di cui si compone il materiale mitico e religioso della devozione possano scaturire le grazie che i fedeli vengono a chiedere ai loro santi. La Madonna, dice la leggenda popolare, sarebbe fuggita dall'Egitto a cavallo di un'asina portando con sé il bambino e proprio a Gonare avrebbe trovato rifugio. Ancora una storia esemplare di uno scioglimento di affanni, in cui ciascuno può riconoscere la propria vicenda e trovare una speranza. La chiesa sorge in alto, a 1000 metri. E la salita verso la cima, molto faticosa, è il primo tributo che si paga in cambio di una protezione. Una volta sulla vetta, l'atto d'obbligo, che conclude l'itinerario e in qualche modo scioglie il voto, è assistere alla messa. Ma subito dopo, l'amenità del luogo sembra compensare la fatica compiuta per giungere quassù. Una vasta distesa di colline, valli e pianure si apre davanti agli occhi, sconfinatamente, fino al mare. E ogni pellegrino può cercarvi il proprio paese e ritrovarlo sicuro sotto la tutela della montagna sacra. Il culto popolare elaboratosi attorno al santuario sembra aver riorganizzato entro una veste cristiana un complesso di miti e di riti probabilmente più antico. Caratterizzano infatti il paesaggio di Gonare varie pietre sacre e taumaturgiche che la fede popolare ha poi inserito entro il culto mariano. Su Brazzolu è la culla dove la Madonna avrebbe posato l'infante. Di fatto è una pietra su cui le donne, fino a non molti anni fa, si lasciavano scivolare per impetrare la fecondità. Ora l'antico rito è ripetuto sotto forma di gioco dalle bambine. Qualche vecchia compie ancora la cerimonia, attribuendole un oscuro senso devozionale e commemorativo. Ma ogni angolo di questo monte serve a memoria del passaggio straordinario. Ecco Simbaradorgiu, la cavità che la roccia formò per accogliere la Madonna e il suo bambino quando vi si appoggiarono per trovare un momento di riposo. Per assorbirne l'influenza di grazia bisogna che ciascuno ripeta gli stessi gesti, si appoggi alle stesse pietre, prenda con sé un ricordo di questo pellegrinaggio, strappando le foglie miracolose del leccio che offrì la sua ombra alla santa famigliola affaticata. Accanto è la cavità dove la Madonna appoggiò il gomito, e la polverina che si ricava dalla roccia friabile di talco ha anch'essa la sua virtù, capace di dare il latte al petto delle madri, proteggere dai mali, ottenere guarigioni miracolose. Con questa polvere il segno della croce diventa più sacro, ogni preghiera più efficace. E una volta portata a casa, la sua grazia toccherà anche ai malati, ai lontani, agli assenti. La discesa è ora più leggera, perché è accompagnata dalla sensazione di avere già assolto all'obbligo del voto, di avere sciolto la promessa.
Il obolo ai mendicanti, schierati lungo il sentiero, trasforma ciascuno, nel suo piccolo, in un modesto santo protettore.